tutti friends dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Andiamo a vedere un po' la lineup di piloti adesso, ad oggi, confermata per il 2025. Andiamo a vedere quali sono, andiamo a vedere chi deve ancora essere confermato, perché la situazione è molto semplice. Il 2024 è stata la prima stagione nella storia ad avere gli stessi piloti dell'anno precedente. Il 2025 sarà molto diversa la storia. Tanti passaggi di team. Ci sono ancora degli spazi da occupare, quindi dobbiamo ancora vedere adesso chi potrà salire su quale sedile. Però andiamo a dare anche un giudizio a quello che è il potenziale delle squadre ad oggi, per quello che stiamo vedendo. Lo voglio fare anche sulla MotoGP, questo discorso, visto che anche là c'è un bel terremoto di passaggi di team. Se volete scrivete nei commenti, faremo il video, il medesimo video, anche sulla MotoGP in settimana. Come al solito, prima di partire, invito a iscrivervi a tutti i miei canali. Lasciate un bel like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Super Corris and Friends, potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza. C'è l'aiuto e sostegno al mio canale, abbonamenti e donazioni, potete aiutare il mio canale a sostenersi e a crescere. Vi ricordo il giveaway di Stan Gaming, trovate il link in descrizione, vi iscrivete gratuitamente e potete partecipare all'estrazione di un gioco gratuito, se verrete estratti potrete sceglierlo voi. Su Stan Gaming, sempre anche lì link in descrizione. Potete trovare giochi scontati fino al 90%, prevendite scontatissime, gift card scontatissimi, abbonamenti per le varie piattaforme scontati. Allora, partiamo subito dalla AS. Beh, ragazzi, io devo dire la verità, la AS con Birman e Ocon a me piace come squadra. Secondo me si è rinforzata. Oddio, Hülkenberg non sta facendo malissimo, anzi sta andando abbastanza bene, però è sempre un pilota con una certa età. Io devo dire che secondo me la scelta di Haas di prendere due piloti innanzitutto molto più giovani di quelli che ci sono oggi, e soprattutto uno nel pieno della carriera e uno che è una promessa futura, è una scelta giusta. Al contrario di due piloti che ci sono oggi, ragazzi, che diciamo sono stati addirittura ripescati. Quindi a me piace il team Haas e secondo me ha fatto una squadra buona per l'anno prossimo. Ocon l'abbiamo visto. Se non fosse così pazzo alle volte ad andare contro proprio gli stessi compagni di squadra. È un pilota che durante una stagione fa tante gare buone e alle volte ci mette pure qualcosa di suo per andare oltre i limiti della macchina. Birman l'abbiamo visto sulla Ferrari. A Jeddah ha fatto una grande gara, quindi è sicuramente un profilo per il futuro molto molto apprezzato. Secondo me la Haas davvero può fare una grande stagione nel 2025, sempre che la macchina poi sia all'altezza, ma la Haas del 2025 sarà la Ferrari di quest'anno. Può fare una buona stagione, secondo me si è rinforzato come team rispetto a quest'anno, avrà due piloti all'altezza. Quest'anno c'è solo un pilota, che è Hülkenberg, che non è manco tutto sto campione, se andiamo a valutare. Per quanto riguarda la Sauber, allora ragazzi, finora è confermato solo Nico Hülkenberg, ma secondo me non è un pilota negativo, anzi lo vedo un pilota positivo. È tedesco, quindi Audi c'ha bisogno di avere, vuole avere un pilota tedesco per lanciare la propria avventura in Formula 1. È comprensibile la cosa, anche per avere un richiamo mediatico importante. Quindi bene Hülkenberg, è chiaro che se il secondo pilota fosse Zhou o Bottas sarebbe un danno. Io penso che la Sauber per salire di livello deve trovare un secondo pilota all'altezza. Ha provato a corteggiare Sainz in tutti i modi. Sainz non ci è andato perché è evidente che non si fida del progetto. Audi, io penso, potrà fare bene in Formula 1, ma ci metterà degli anni. Non sarà una cosa immediata. E quindi vediamo chi verrà affiancato, chi affiancherà Nico Hülkenberg, perché secondo me la Sauber col secondo pilota, se lo prende buono, si gioca tanto. Se prende un secondo pilota scarso, addirittura conferma tipo un Bottas, non otterrà nessun risultato. Racing Bull, qua vediamo Tsunoda e da confermare. Beh ragazzi, io faccio fatica a pensare Ricciardo confermato in Racing Bull. Secondo me la Racing Bull potrebbe prendere Lawson come secondo pilota con Tsunoda. È una buona formazione, sì, è una buona formazione, perché Tsunoda, al netto di errori che continua a fare, che non sono proprio i migliori, perché alle volte sfascia le macchine e questo va a incidere anche sul budget cap, però è un pilota che sta dimostrando una bella evoluzione. Ragazzi, non voglio dire una cazzata, ma secondo me Tsunoda è il pilota giapponese più forte degli ultimi 30 anni, Perché sta facendo delle ottime gare, sta dimostrando un ottimo potenziale, quando affila il cervello e non fa cazzate. Se dovesse essere Lawson il secondo pilota, cosa probabile, secondo me, ragazzi, sarà un ottimo team, perché Lawson l'abbiamo visto, un pilota sicuramente pronto per la Formula 1, ma pronto anche per fare grandi gare. Quindi
Io mi aspetto una Racing Bull che possa ottenere ottimi risultati, con due piloti che per me sono forti, parliamoci chiaramente. Andiamo a vedere la Williams, Albon, Sainz. Ragazzi, a livello di piloti la Williams c'ha un super team, parliamoci chiaramente. Albon, Sainz è una squadra di piloti che sarebbe stata buona anche in Ferrari, l'avevamo pure citata come possibile in Ferrari sapendo che Leclerc non si sarebbe mai andato. Sicuramente due piloti fantastici. Albon è ottimo, sta facendo delle buone stagioni, anche se pure lui ha dei cali, ma dovuti anche soprattutto a una macchina che spesso abbiamo visto non eccezionale. Sainz, ragazzi, è un bel incremento di prestazioni per il team. Se gli dai una macchina decente come quella dell'anno scorso, sai che c'è due piloti che ti possono addirittura far lottare anche per il sesto posto. Quindi la Williams potrebbe fare un bel salto di qualità con due piloti forti e si potrebbe ritrovare dopo i top team a lottare. Se alla Williams l'anno scorso gli mettevi Sainz con Albon, la Williams avrebbe lottato con l'Alpine. Perciò vi dico, secondo me è un bel incremento, due piloti ottimi. Sainz può alzare il livello del team tanto. Vedremo cosa accadrà, speriamo che azzecchino la macchina. Per quanto riguarda l'Alpine, ragazzi, Gasly è da confermare. Potrebbe essere Doohan il secondo pilota, e a me non mi fa impazzire minimamente. Beh, ragazzi, l'Alpine purtroppo paga una situazione attuale disastrosa e un futuro nebuloso, perché già il fatto che non avrai più il motore fatto da te a molti piloti può far storcere il naso, perché comunque significa che tu ti disimpegni mano a mano dalla Formula 1, non basta Briatore per convincere i piloti, assolutamente, i piloti vogliono vedere la concretezza. C'è Gasly che, liberato da Ocon, potrebbe comunque sentirsi responsabilizzato da avere alle spalle il team francese come lui. Quindi Gasly potrebbe fare bene. La macchina, si spera, non sia disastrosa come quest'anno. È chiaro che l'Alpine doveva comunque prendere un secondo pilota forte. Se avesse preso un Sainz davvero come altro pilota, no? Secondo pilota, il livello sarebbe stato pazzesco. Purtroppo così non è. Ci avrai un primo pilota che è Gasly e un secondo pilota che speriamo non sia Zhou, perché si vociferava addirittura di Zhou che metteva sul piatto 25 milioni di euro. Speriamo di no, perché l'Alpine significherebbe che correrebbe con un pilota solo, avrebbe molti problemi. Però c'è da dire che, non lo so, io mi aspetto un Gasly finalmente libero dai problemi, più motivato e che possa fare bene. Secondo pilota lo decideremo e lo commenteremo quando ci sarà. Aston Martin, Alonso Stroll. Ragazzi, sempre la solita cosa. Alonso, tra cui io vi dico anche da vedere, perché se Aston Martin continua a fare i casini, non so Alonso finché si sentirà motivato a correre con un team del genere. Stroll, secondo pilota, inaccettabile. Già quando tu fai una lineup del genere, sai che il mondiale costruttori non lo puoi manco vedere col binocolo, manco il podio. Si spera in Alonso, se la macchina sarà decente, mi aspetto un Alonso comunque forte, ma mi aspetto un Alonso che, se la macchina non è buona, sempre che continuerà anche l'anno prossimo, potrebbe addirittura mandare a cagare tutti stagioni in corso, perché non ha senso per un campionissimo come lui correre con un team come Aston Martin. Vedremo se azzeccherà la macchina. È un team che anche con una macchina eccezionale non può lottare per le grandi cose, perché c'è solo Alonso. Stroll è un peso, e fin quando sarà nel team ti intaccherà i risultati al 100%. McLaren, Norris, Piastri, grande coppia, perché sono giovani, sono forti. Chiaramente li devi mettere un po' in riga tutte e due e devi scegliere su chi puntare. Ad oggi io punterei tutta la vita su Norris, perché in pista è più veloce, è inevitabile. Due piloti fortissimi, cioè un super team che, se gli dai una macchina buona, possono fare un grande mondiale come lo stanno facendo quest'anno. Sono due piloti ottimi. Per me Norris rimane di una spanna sopra Piastri, che è comunque un ottimo pilota. È un team, quello McLaren, per l'anno prossimo, ragazzi, pericoloso a tutti i livelli, e uno dei più forti, una coppia di piloti tra i più forti sicuramente, insieme a quella della Williams, voglio dire, oggi, in questo momento. Mercedes, George Russell, Kimi Antonelli. Sappiamo che Antonelli al 99,9% correrà con la Mercedes. Beh, questa è una bella coppia, però è un ridimensionarsi rispetto agli altri anni, ragazzi, parliamoci chiaramente. Russell è un ottimo pilota, ma continua ad avere dei cali prestazionali non indifferenti, a fare tanti errori nell'arco di una stagione. Kimi è tutto da scoprire, il primo anno non si può
pretendere chissà che. Io mi ricordo pure Raikkonen, sempre Kimi, quando esordì con la Sauber e poi andò subito però in McLaren, non è che fece i miracoli al primo anno di Formula 1, eh. Secondo, primo anno in McLaren. Quindi io penso che Antonelli, per quanto possa andare forte, farà una prima stagione complicata. Perciò la Mercedes la vedo in difficoltà anche nella classifica costruttori, perché non puoi pensare che con due giovani tu possa lottare e sfruttare tutte le occasioni. Oggi c'hai Hamilton che sfrutta tutte le occasioni, anzi riesce anche a trasformare dei risultati che potrebbero essere peggiori in migliori. Kimi non ce la farà al primo anno a fare le stesse cose, ma manco Russell forse. Quindi, boh, secondo me la Mercedes si involve. Era meglio prendere Sainz e far sbocciare Kimi, Antonelli con degli anni in un team inferiore. Avrebbe avuto molto più senso, per quello che è il mio giudizio. Ferrari c'è una grande coppia, Leclerc e Hamilton. Il problema è sostanzialmente, anzi a livello di coppia, con la Williams e la McLaren, la Ferrari sono le tre coppie migliori di piloti, secondo me. La problematica è che Ferrari bisogna capire ora gli equilibri, bisogna capire Leclerc, bisogna capire Hamilton. Io credo che Ferrari farà sì che Hamilton sia il primo pilota e Leclerc lo farà arretrare di qualcosa. Bisogna capire Leclerc come reagisce. Se reagisce da leone ed è competitivo e si gioca con Hamilton nelle stesse prestazioni, oppure se reagisce come Felipe Massa, si deprime e lo vedi sempre dietro a distanza siderale da Hamilton. Speriamo la prima, che Leclerc reagisca bene, si senta motivato, i due lottino in maniera intelligente, portando tanti punti, perché a livello di, ripeto, di piloti, insieme alla McLaren e alla Williams sono la coppia più forte. Però bisogna capire quanto Hamilton sarà dominante su Leclerc. Sai che Hamilton ti fa sfruttare tutte le occasioni, quindi anche un ipotetici quarti, quinti posti alle volte ti trasformi in podi. Leclerc dobbiamo capire, vediamo l'anno prossimo. Ad oggi è impossibile giudicare Leclerc per il futuro. Red Bull, Verstappen, Perez. Non lo so ragazzi, non è una grande coppia. Certamente c'è Verstappen che è il favorito numero uno anche per il 2025. Perez, come quest'anno, lo fai tornare a vita quando ti serve. Se non ci fosse Perez, ci fosse Ricciardo, la stessa cosa. La Red Bull sa che ha un primo pilota che può vincere, quindi lo affianca sempre con un secondo scarso e non si interessa. Scarso, Perez non è manco così scarso, però è il team che poi lo rende scarso, perché c'ha bisogno di far dominare il primo pilota e far accrescere la reputazione di Verstappen come fenomeno, perché vedi, il compagno non va, ma non è così. Sappiamo che la macchina di Verstappen è molto diversa da quella di Perez. Vi ripeto, secondo me la coppia migliore, le due coppie migliori proprio in assoluto, ce l'hanno McLaren e Ferrari. Ma anche la Williams ha una grande squadra. Fatemi sapere che ne pensate voi di questa lineup 25. Ci vediamo nei prossimi video. Whoa, whoa, whoa.